Amici di Manfredonia TV e amici di Parlando di Sport, ultimo atto dell'autocalco sportivo dell'emittente di Manfredonia, Manfredonia TV, appunto, di questa lunga stagione 2016-2017 che ci ha visto impegnati anche a seguire un interessantissimo Over 35 ben organizzato come da 24 anni dalla WISP di Manfredonia e del Gargano. Ieri c'è stato l'ultimo atto anche di questo vincente torneo. Ossia la sfida finale tra Mille Motivi e Farmacia De Cristoforo. Vi annunciamo subito il risultato, perché c'è stata la vittoria della squadra favorita di Mille Motivi, però adesso diremo anche quanto ho dovuto sudare e soprattutto ho dovuto sfruttare una genialata di quel Nunzio Zerolo, che non ha ancora perso il vizio di fare gol e di fare dei bei gol. A parlarvi di questa, della finale soprattutto, ma anche faremo una sventagliata sul torneo col presidente della WISP, Orazio Falcone, che ringrazio per essere stato con noi anche lungo tutte queste puntate. Buonasera, grazie. E grazie a voi per avermi invitato. Il presidente che ha vinto, il calciatore che ha vinto, Matteo Latorre, l'anima dell'Over 35 a Manfredonia. Grazie Matteo per essere grazie con noi. Grazie a voi di avermi invitato. E poi un validissimo dirigente, ex portiere, adesso nei panni di dirigente della Mille Motivi, Paolo De Meo. Grazie Paolo. Grazie a voi. Allora ragazzi, andiamo subito in tema, anche perché sappiamo che tra poco devi lasciarci. Matteo, non si parla mentre il... non riesco a correggerlo, Matteo. Orazio, allora, bilancio finale di questo torneo. Ieri sera nelle premiazioni finali ti ho visto molto entusiasta, contento di come sono andate le cose, e soprattutto hai sempre rimarcato nel corso del campionato quanto sia stato importante l'aiuto da parte degli atleti in campo nella direzione tecnica degli arbitri. Sì, come ho ribadito ieri, è stata una bellissima manifestazione, come poi d'altronde da 24 anni che lo è. Tu quest'anno hai preso il testimone da Matteo Spagnolo, che comunque sì, era presente con la sua Chetti anche ieri. Ho evidenziato questo a discapito di Matteo dicendo: non so se è stato il cambio del presidente che ha fatto sì che quest'anno le cose sono andate così, senza nessun tipo di incidente, liti e quant'altro, però quest'anno veramente devo fare ancora i complimenti a tutti i partecipanti, e innanzitutto i complimenti alla squadra che ha vinto, che ha fatto un ottimo torneo, un bellissimo torneo con tutti i loro validi elementi che avevano in campo. Ma i complimenti vanno a tutti i partecipanti, che veramente si sono contraddistinti quest'anno, hanno mostrato un fair play non indifferente, e quindi come presidente sono veramente molto soddisfatto per questa manifestazione. Bella anche l'iniziativa per Dino Latorre, grazie alle maglie indossate da tutti gli atleti e non, davvero un momento toccante, anche perché a Dino Latorre vogliamo bene tutti, questo è sicuro. Orazio. Sì, è stato veramente un momento emozionante, questo sia prima di partire che dopo, durante la premiazione. Il tutto è stato fatto grazie alla collaborazione di Matteo Latorre, che sta qua accanto a me, che non ha battuto ciglio quando gli è stato chiesto di fare quel simbolo, che poi è la maglietta, che spero che dia veramente la forza a Dino di vincere questa partita, non come hanno vinto loro in campo ieri, perché ieri loro si poteva vincere diversamente, però hanno sudato veramente, e spero che Dino questa partita la vinca con molta più facilità.
Orazio, sappiamo che ci devi lasciare, che spunto hai avuto per migliorarti l'anno prossimo? A parte, speriamo che migliori l'impianto di illuminazione, anche se questo non dipende dall'agonismo purtroppo, né dal buon Peppino Ossato. No, intanto mi mancava un altro passaggio, devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato il patrocinio per poter fare questo torneo. I problemi ce ne sono tanti, questi grazie al sindaco Angelo Riccardi e all'assessore Giuseppe Latorre. E quindi si spera che l'anno prossimo a livello di impiantistica vada meglio, anche perché quest'anno abbiamo avuto dei seri problemi per quanto riguarda l'illuminazione. E per il resto noi cerchiamo sempre di migliorare, perché come ben potuto notare siamo aperti a tutte le idee e tutti i suggerimenti dei partecipanti e non. Abbiamo preso alcuni appunti che sicuramente metteremo in essere il prossimo anno, perché comunque va sempre a migliorare. Se miglioriamo, migliora il torneo, migliorano le condizioni per quanto riguarda le squadre che partecipano e tutti gli atleti che partecipano. Ritornando un po' a quello di prima di lasciarvi, sul suggerimento anche di Matteo, la gara di ieri è stata proprio fatta per lo spirito giusto e per come l'hanno giocata, per come è stata detto anche all'inizio della gara. Abbiamo dedicato tutto a Dino, tornando un po' indietro a quello che è successo, a Dino Della Torre. Quindi si è giocato, si è vinto, si è perso, i premi sono stati ritirati, qualsiasi tipo di discorso. La cosa bellissima è che ieri qualsiasi cosa succedeva veniva fuori il nome di Dino, ed è stata una bellissima cosa, toccante, emozionante, e faccio il migliore in bocca al lupo proprio a lui, a Dino, e di nuovo i complimenti alla squadra che ha vinto, anche a chi ha perso la finale, perché diciamo che sul campo non è che abbia demeritato poi così tanto. Quindi un in bocca al lupo a tutti e un arrivederci al prossimo anno per il 25esimo torneo. Certo, noi invece andiamo a parlare subito della partita, anzi ne approfitto per vedere, per cominciare da quello che è successo tra il primo e il secondo tempo, perché ci sono delle immagini che fanno vedere come non sia stato facile affatto battere questi della farmacia De Cristoforo. Invito la regia a mandare proprio queste immagini, quelle tra il primo e il secondo tempo. Giuseppe, come stai Giuseppe? Antonio male, peccato, potevo andare meglio, mi sono stimato un minuto. Conti di rientrare o sarà difficile? No, ormai ho finito questa finale. Peccato. Nunzio, grande equilibrio, Nunzio. È partita difficile. Abbastanza, sì. Raffaele, allora, vi aspettavate un farmacia del Cristoforo così agguerrita, partita così equilibrata? Sicuramente sì, una squadra per arrivare in finale, sicuramente qualche elemento, qualche motivazione da arrivare. Un'ottima squadra che sta facendo la sua partita. Bocca al lupo. Non passiamo le stesse, non le capite, non è che d'azione, perché questa è l'azione che avanti. No, lei dice, l'ha vista proprio. Ah, mi spiace. Li mettiamo di fronte giù, perché quando non lo vediamo ci diamo molto meglio di me. Gigi, grande equilibrio. Credo, anche se credo, qualche azione in più l'avete avuta voi. Ci stiamo divertendo, l'importante è quello. Poi alla fine chi vince ha meritato. Bocca al lupo. Grazie. Salvatore, allora, partita molto equilibrata, primo tempo combattuto, però assolutamente corretto. Giustissima. Abbiamo avuto anche qualche occasione, però anche loro. Siamo lì. Buona finale. Siamo alla seconda. Gigi, allora il pronostico. È dura, ma vinceremo. Togli il dito dalla telecamera, se no. Ce la possiamo fare. Michele Brigida, classe 62 se non sbaglio. 63, no, io 62. Come va Michele? Partita comunque molto equilibrata. Molto equilibrata. Loro sono bravi.
Come finisce Michele? Difficile dirlo. Difficile dirlo perché le squadre sono, come devi dire, abbastanza equilibrate. Michele a sinistra, Michele. Un colpo di fortuna per loro, per noi finisce la partita, secondo me. Franco, scusa, soltanto un secondo, partita molto equilibrata, bella tra l'altro, intensa, corretta, diciamo, come piace a te. Abbiamo affrontato l'avversario che è bravissimo, con il piglio giusto, cioè quello di dargli, non dargli tanta manovra e quindi di stare molto più attenti. Ti lascio ai tuoi ragazzi, grazie, sì, sì, sì. Buona finale. Speriamo bene, molto bene. Michele, allora, avete perso nell'unica azione che avete subito nel secondo tempo, perché loro e voi non eravate mai arrivati in porta nel secondo tempo. Eravamo stanchi, ma alla fine della partita, sì, molto stanchi e alla fine è bastata un'azione e niente. Però vi vedo comunque soddisfatti, sì, aver sì, fatto sì, la finale sì, è stato sì, comunque un motivo di soddisfazione. Certo, arrivare in finale è una cosa bellissima, poi c'è sempre una squadra vince. L'altra perde. Noi abbiamo perso. Grazie bene, Michele. Lo sport. Grazie Michele. Allora, tanto rispetto per gli avversari da una parte e dall'altra, anche perché poi comunque la mazzata di perdere Giuseppe La Torre dall'inizio, insomma, anche a livello psicologico ha influito un po'. Eh sì, cioè, ha influito tanto anche, soprattutto sul morale dei ragazzi che contavano molto su Giuseppe La Torre, in quanto è un uomo di punta, è un uomo che ha il suo peso nella squadra, pertanto abbiamo avuto un po' di squilibrio subito, però poi ci siamo adeguati anche con gli aggiustamenti del mister, che è riuscito bene a sopperire questa mancanza. E diciamo la verità, non ci aspettavamo questa reazione della squadra della farmacia di Cristofano, perché dal momento che avevano perso 3 partite ci sembrava più facile poterla battere. Invece ce l'hanno messa tutta e ce l'hanno saputo. Dalle immagini, Matteo, si vedeva pure che loro avevano meno responsabilità, tutto sommato. Sì, ma la squadra diciamo, se perdiamo non succede niente. Sì, sì, senza. Il problema era più imporre la vostra forza. Il nostro gioco, imporlo. Però loro erano ben veramente organizzati, tanto da equipararci fino al gol di Nunzio. Eravamo sempre lì, che c'era una lotteria da poter diciamo contare, e ci è toccato a noi, grazie a Nunzio Zero, che tra l'altro è mio genero, e questa invenzione che è stata l'unica azione che ha fatto la differenza. Diversamente il portiere, anche Gigi è stato il loro portiere, un grandissimo portiere, ha avuto diversi interventi abbastanza pericolosi, li ha sempre sofferiti con grande parata. Purtroppo il calcio poi è così. Paolo, avete saputo anche aspettare in qualche modo, perché qualcuno in tribuna diceva vabbè, forse basta spostare Michele D'Ambrosio 10 metri più avanti, fargli fare un po' di fase offensiva, però temevate il duo, soprattutto Rizzelli si temeva. Sì, infatti, quindi molto ha premiato la tattica di Matteo D'Arienzo alla fine. Io mi aspettavo che Matteo mettesse Michele più avanti, che Michele più avanti fa numero, però ci è andata bene. Quindi c'è stato rispetto, insomma, pure della squadra. Sì, sì, è normale, perché noi eravamo un po' contratti, nel senso che c'era quella paura di saltare l'uomo, come li ho visti giocare le altre volte. Ieri un po' meno, poi man mano, poi mi avete abbattuto Giuseppe, che si è infortunato, quindi un po' ci siamo come dire, impauriti, nel senso dici Madonna, ma che male. Quello psicologico invece, si è visto esatto, che la squadra. Invece no, bisognava reagire, giocare come sempre. Comunque poi si sono comportati bene. Poi la fuga di Cristian Farfalletta sulla sinistra, la palla in mezzo, l'anticipo da 18enne di Zero.
ed è stato poi bravo anche ad inseguire la respinta di Bruno, davvero una prodezza che ha sbloccato la partita, perché mancavano 8 minuti alla fine, qualcosa di, direi anche di meno, 5 minuti, sì, forse compresi il recupero. Sì, sì, esatto. È stata la svolta, insomma, perché poi a quel punto chi segnava vinceva, Matteo, sono così, sì, certo, quella lotteria, certo. Eravamo ben convinti che chi segnava vinceva, perché chiaramente a quel punto basta che ne metti 10 di davanti che non passi più praticamente. Esatto. E siamo stati per quello che abbiamo visto fortunati, però ci devo dire questo, che il mister Matteo D'Arienzo, quando i giocatori sono rientrati con la collaborazione pure di Paolo e compagnia Bene, hanno dato una strigliata, detto, ragazzi, fino adesso abbiamo scherzato, di meno forze di quelle che potevamo dare, di meno organizzazione, in quanto abbiamo controllato per bene, ma dovete dare qualcosa in più se vogliamo conseguire il risultato. E difatti, ragazzi, sono più impegnato, lo stesso Michele D'Ambrosio è molto più avanti, e abbiamo, grazie a Dio, avuto la fortuna, ripeto, perché quando si fa la finale è una lotteria, finale, sempre la finale. È una lotteria praticamente. Poi il caldo pure non era da scherzare. Certo. Quindi ci ha molto condizionato. Pure scusa Matteo, quell'interruzione del. Ha rotto il fiato a tutti. Siamo stati fermi più di 20 minuti. Per riprendersi poi. Hai temuto, Paolo, che la squadra potesse in qualche modo deconcentrarsi? No, quello no. Te l'ho detto, tanto tu hai giocato a pallone. Quando non riesci a prenderti un'iniziativa tua, non giochi bene. O tu devi saltare l'uomo, devi cercare di. Ieri no, quella paura proprio da innocente. Sì, quel timore. Quel timore effettivo che. Perché le altre volte, le altre partite. Sciolti. Tutto tranquillo. Vediamo invece che l'esplosione di gioia subito dopo il triplice fisico, proprio a cominciare D'Annunzio, che non riesce manco a parlare, tanto è stanco. Grande Cristian Nunzio, una palla e ha avuto, si è riuscito a metterla dentro, bravissimo, sei stato decisivo. Contento? Contentissimo, ma non ho neanche più la forza di parlare. Scusami, Antò. Partita molto equilibrata, abbiamo detto già nel primo tempo. Bellissima però. Partita, corretta, e ci siamo divertiti. Bene, bravo, complimenti. Devi credere, io cioè. Gino, allora di qualcosa a Matteo, dando complimenti Matteo. Lui oltre ad essere una persona d'oro, è anche una persona di cuore, grazie, per cui grazie. Complimenti vincitori. Buon lavoro, grazie. E complimenti, su un bacione a Dino. Speriamo grazie, che Dino. Complimenti, bene, grazie a voi. Cristian, allora 3 su 4. Raccontaci la fuga. 1, 2, 3. Allora, 3 in 4. 5 anni ne abbiamo vinto 3. 5 anni, 3, ricordava qualcuno? Cristian, raccontaci la fuga decisiva, quella sulla sinistra che alla fine ha determinato il gol di Nunzio. Dove hai trovato quelle energie? L'energia di vincere il terzo trofeo in 4 anni. Risposta chiara a tanti che dicono che siamo una squadra migliore. Complimenti. Mino, allora. Due finali, due vittorie. Vabbè, tu non le conti, non le conti più ormai. Nonostante non sia Beckenbauer. Complimenti, Mino. Grazie. Sentiamo qualche avversario. Raffaele, quando hai capito che avevate vinto, Raffaele, dopo il gol al 90esimo? Quando ha fischiato l'arbitro abbiamo capito che era. È stata una bella partita, la squadra era molto forte. Per fortuna ci è andata bene, siamo contenti per Dino e per Matteo. Quanto avete pagato l'assenza di Giuseppe Latore dall'inizio? Moltissimo. Il punto nostro di riferimento avanti, purtroppo ci è venuto a mancare, si è visto, perché siamo andati in difficoltà. Però alla fine abbiamo vinto la partita e quello è l'importante. Complimenti, Raffaele. Sì, grazie. Bene, adesso invece sentiamo subito a ruota la promessa mantenuta da Michele D'Ambrosio e poi sentiremo la chiusura di Franco Grasso, che comunque ci ha parso molto soddisfatto.
Michele D'Ambrosio, allora il presidente Matteo Latorre ha detto che tu gli hai riferito: fammi fare la squadra e vinciamo il campionato. Dammi fiducia e vinciamo il torneo. Sei stato di parola alla fine. Mi è andato bene, meno male, quindi siamo contenti tutti, va bene così. Michele, avete perso tanto però senza Giuseppe Latorre dall'inizio, soprattutto in fase offensiva. Non so neanche magari che si è fatto, però speriamo nel recupero e poi niente, siamo felici per la vittoria, soprattutto per Dino e per Matteo. C'è voluta l'invenzione di Nunzio, che nonostante l'età ha comunque il guizzo, ha comunque la velocità di quando aveva 18 anni. In questi tornei fa la differenza, ce la siamo giudicati fin dall'inizio, quindi è tutto merito nostro e del presidente. Quanto ti sei divertito, Michele? Quanto è bello fare questo per 35? Ma la cosa più bella è questo, tra amici, divertimento, il dopo gara, il prima della gara, c'è armonia, c'è sintonia, quindi ci divertiamo, questa è la cosa più importante, il resto non conta. Grazie Michele. Grazie a voi. E adesso dovremmo avere Franco Grasso, a cui abbiamo chiesto una chiusura dal suo punto di vista, dal punto di vista di Farmacia De Cristofa. Franco Grasso, allora la chiusura di questo campionato, contenti della finale, però forse si poteva fare qualcosa di più in finale? Noi quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato veramente qualcosa di importante, perché eravamo partiti in sordina con 3 sconfitte. Poi ci siamo man mano ripresi durante la conclusione del torneo. Siamo giunti alla finale, però con la consapevolezza di giocarcela contro una bella squadra, perché la squadra che abbiamo incontrato è una bella squadra, quindi i nomi importanti. Franco, però siete mancati un po' in fase offensiva. Siamo mancati. Bravura di Michele D'Ambrosio per loro e comunque per la fase difensiva loro, o siete mancati poi in qualche... No, diciamo che potremmo definire la partita in due momenti. Il primo tempo noi meritavamo almeno 2 occasioni da gol nette che abbiamo creato e meritavamo di andare in vantaggio. Poi logicamente loro sono venuti fuori perché è una bella squadra, gente che sa giocare a pallone, esperta, ma anche d'altronde anche la nostra, perché fino alla fine la partita era giocabile. Infatti abbiamo preso gol a 5 minuti alla fine con un'azione dalla loro sinistra dove difficilmente un calciatore riesce a entrare in aria mettendo praticamente fuori gioco 3-4 persone. Poi sulla ribattuta del portiere che ha fatto un grande intervento Gino Bruno, e lì non c'è stata la chiusura della diagonale dell'estremo sinistro che non ha chiuso, perché su quel pallone si entra la disperata e la si butta fuori. Invece qualcosa da recriminare, Franco? No, da recriminare. Abbiamo perso la finale, ce la siamo giocati alla grande con loro. Io, il pubblico era dalla parte nostra, perché abbiamo avuto gente che veramente ci ha portato con simpatia. E potremmo dire che noi il torneo abbiamo vinto noi. Esperienza positiva quella della Farmacia di Cristoforo. Perché la Farmacia di Cristoforo ha fatto veramente un bel torneo. Quindi il pubblico era dalla parte nostra, la simpatia, ci hanno sentito fino alla fine. E questo per noi è una grande soddisfazione. Anche poi la motivazione per contro la solidarietà nei confronti dell'amico nostro Dino, che ci auguriamo tutti che possa uscire nuovamente da quella situazione di salute, e veramente mi auguro che il buon Dio ci mette la mano e ce lo dà come era prima, però ecco, ci affidiamo a lui, al buon Dio. Grazie. Poi, per quanto riguarda la gara, oddio, abbiamo perso 1-0, il pubblico è contento, gli avversari ci hanno fatto gli auguri, quindi credo che abbiamo fatto un grande torneo, li abbiamo onorato con realtà, sportività e umiltà. Perché questa non è una squadra mediocre, è una squadra che ha dimostrato di saper giocare a pallone, è una squadra che ci ha messo l'anima, è una squadra che se avessimo avuto un pizzo di utile in più come l'altra volta, però il pallone è così, quindi va bene così. Grazie. Sono Franco. Contentissimo. Grazie. Grazie a voi e buona serata a tutti quanti. Matteo, allora tutti hanno giocato per te, tutti ad abbracciarti alla fine, davvero... è stato bello questo affetto che ti ha dimostrato tutta la squadra. Tutta la squadra e anche parte del pubblico. Gli avversari. E ogni avversari sono venuti a congratularsi con me, effettivamente, e mi hanno fatto una grandissima gioia, perché capita molto di rado che un
presidente venga osannato. Centriamo un po' di più la coppa, Matteo, che non si vede bene. Non lo so, come facciamo? Metti la più acciaio. Sì, perfetto. Anche perché è bella la coppa. Complimenti ancora. Grazie. Dicevo che praticamente ho avuto la soddisfazione di essere un po' rispettato e onorato da tutti quanti, e questo mi ha fatto un immenso piacere, perché è proprio quello lo spirito che ci deve unire, quello di avere sempre il rispetto e la stima del prossimo, indipendentemente dal gioco o dalle azioni o dal risultato. Resta sempre la figura umana, che è quella che è primaria nella vita. Questo ho imparato almeno dai miei 78 anni. Complimenti. Sai un'altra cosa che muovi? Che cosa l'hai? Complimenti pure per il premio come giocatore più anziano. Sì, grazie a Dio hanno fatto pure questo, mi hanno fatto un immenso piacere avere questa riconoscenza. Per me è di stimolo a continuare anche per il prossimo anno, perché sono ragazzi che se lo meritano e voglio stare sempre nel mondo del calcio, e mi fa anche bene perché mi sento più giovane, certo, stando tra di loro. Paolo, comunque alla fine se... Chiedo scusa e ringrazio voi e tutto il pubblico che ci ha sostenuto. Certo. Paolo, alla fine comunque siete stata la squadra che più ha meritato di vincere questo torneo. 7 partite, 7 vittorie, siete stata l'unica a non essere una persona neanche una gara. Però vedi, Andò, non è che poi ci ha portato bene, in che senso? La squadra che abbiamo incontrato ieri ho perso tre volte. Perché mancavano i giocatori? Li ha messi alla fine, furbi. Questa esperienza. Invece a Miuche, sempre con gli stessi, ogni tanto veniva qualcuno in più e giocava. Paolo, qual è stata la forza della squadra? L'organizzazione che ha saputo dare Matteo D'Arienzo quando ha smesso di giocare per... Sì, forse è stata pure prima. O il gruppo, il gruppo collaudato, sì, tutti affiatati, tutti ben D'Arienzo, sì, elementi. È stato di parola Matteo, Michele, l'aveva promesso a Matteo. Michele, Matteo, Nunzio, tanti altri che hanno giocato a pallone, quindi mettili insieme, ti fanno delle belle cose. Adesso vediamo siamo in chiusura, tra l'altro vediamo i festeggiamenti finali, perché davvero la gioia è stata incontenibile da parte dei ragazzi di Mille Motivi, anche perché Matteo c'è stata qualche punzecchiatina, qualche cosa, grazie anche alla partecipazione quest'anno di Manfredonia TV, che ha messo un po' di pepe forse nelle partite, cosa che non ha sconciato alla fine. Giusto, tutto giusto, è stata la ciliegina sulla torta che ha completato il complesso chiuso di questa manifestazione, quindi c'è stato qualcosa in più quest'anno, grazie a voi, grazie all'organizzazione, a Rete Smash e a tutti quelli che sono i vostri collaboratori, prima di tutto tu, Manfredonia TV, tutti quelli che hanno contribuito a questa manifestazione riuscitissima, ripeto, e penso che andrà avanti seguendo queste orme, seguendo questi risultati, seguendo soprattutto diciamo l'organizzazione, che non ha lasciato tanto a desiderare. E vediamo le immagini finali, il momento della consegna della coppa da parte di Orazio Falcone. Girati Matteo, ragazzi. Complimenti, bravo Matteo. Ci vediamo. A questo punto, ragazzi, prima di scappare vi faccio un arrivederci al prossimo anno. Arrivederci di Orazio Falcone. Ci raccontavi a microfoni spenti del bel gesto di Michele D'Ambrosio, Matteo. Sì. Nei miei confronti, sì, quando sì. È venuto mi ha fatto porto da casa questa fascia da capitano, perché questa è tua, te la meriti tu e tu ci rappresenti tutti noi, e queste sono parole che
sono, che ti danno una consolazione immensa, insomma, danno quella gioia che ogni uomo vorrebbe avere, specie alla mia età, ti rinvigorisce e ti spinge a dire andiamo per l'anno prossimo. E quindi, Paolo, un giudizio su questo over 35 che tu io quest'uomo lo conosco da una vita. Tornò a Barletto, sì. A 300 orari si va la strada per Zappunetto e Barletto, quindi se lo merita al 1000 per 1000, se lo merita. E di fatto adesso che vado giù, chiedo scusa, forse ve l'ho fatto vedere quella foto del 1977, quando abbiamo fatto il primo torneo. Quindi noi abbiamo perso finali ai rigori, 3-0 il primo tempo, 3-3 ai rigori, poi abbiamo perso, e tante altre. Quindi ieri siamo stati premiati. Bene, io ringrazio Matteo Latove per le partecipazioni. Sono io che vi ringrazio per questo invito. È stato tra quelli che ha avuto più entusiasmo verso la televisione, per questo ti ringrazio. Parte proprio da me l'entusiasmo, se parte dal capo della spedizione, già c'è un altro ambiente, è presa con molto più vigore, con molto più calorie. Difatti io mi sono sempre mantenuto nell'ombra a livello di gioco, a livello di organizzazione, però ho dato la mia presenza, la mia disponibilità sempre sul campo, sempre nell'ordine della mia esperienza di giurisdizione, se vogliamo chiamare. Ho fatto la mia parte, quello che dovevo fare. Bene, noi ti ringraziamo. Grazie a Paolo De Meo. Grazie a voi. Si chiude qui questa 40ª ed ultima puntata di questa stagione di Parlando di Sport. Abbiamo parlato dello speciale WISP Over 35. Grazie ad Antonio Baldassarre e chissà che non ci vedremo con la stagione 2017-2018.